Fermate! Loro sono Agnese e Stefano. Lei ha quasi 18 anni, lui 25. Quando si incontrano nasce un sentimento vero, fatto di momenti rubati e di reciproco aiuto. E il film Cuori puri di Roberto De Paolis, in programmazione a Frontone Cinema per il 28 agosto 2017 alle 21:30. Agnese compie 18 anni mentre vive con una mamma molto devota e frequenta la parrocchia locale dove sta per compiere una promessa di castità fino al giorno delle nozze. Stefano invece ha 25 anni, un passato difficile, un presente in cui deve cercare di conservare l'incarico di custode di un parcheggio che confina con un campo rom. Il loro incontro farà nascere un sentimento speciale che implica delle scelte importanti, specialmente per Agnese. Era da tempo che non compariva sugli schermi un'opera prima così intensa e così carica di un realismo che si fa cinema ad ogni inquadratura, a partire dall'inseguimento iniziale, una corsa in cui Stefano, addetto al controllo in un centro commerciale, insegue Agnese che ha rubato un cellulare di scarso valore. È il loro primo incontro, ma non è l'inizio di un idillio. È solo il prologo di un percorso irto di ostacoli, perché il microcosmo che li circonda non è loro di aiuto. De Paolis si libera da tutti i presunti doveri del politically correct, quelli per intendersi che fanno gridare allo scandalo gli ipocriti che vorrebbero dipingere la realtà così come non è. In questo film i Rom non sono tutti buoni, così come gli sfrattati non sono solo vittime, e le buone intenzioni non necessariamente conducono a quella verità che potrebbe farci liberi. Don Luca è un sacerdote che crede sinceramente a ciò che propone ai ragazzi, ne conosce le difficoltà in senso generale, ma non entra mai in una dinamica di comprensione del singolo se non per una reprimenda sul furto. Ricalcola il percorso. Vi riporta sempre a casa. Già te sei fatto bene.